5 morti misteriose in pochi giorni, giallo e paura a Chioggia. È un po' sconcertante. Una città sconvolta da un mese. Si sono susseguiti uno dietro l'altra ben 5 decessi. Tutti uomini, tutti ancora relativamente giovani, tutti trovati senza vita nelle loro abitazioni, tutti morti per cause naturali. Alessandro Nordio, il quinto tragico epilogo. Prima di lui, Sandro Schiavon, Massimo Bonaldo, Alfredo Giulio e Antonello Chiereghin. In tutti i casi si è trattato di persone che abitavano da sole e che non hanno avuto nell'immediatezza dei fatti la possibilità di chiedere aiuto. I cinque avevano un'età compresa tra i 54 e i 62 anni, ad eccezione di Alfredo Giulio, che di anni ne aveva 78. Ma cosa sta succedendo a Chioggia? Una serie di morti premature e inaspettate che ha scosso tutti e sollevato preoccupanti ipotesi. Alcuni di loro abitavano nello stesso quartiere, come Alfredo Giulio e Alessandro Nordio, che vivevano a Borgo San Giovanni, o addirittura nello stesso condominio, come Massimo Bonaldo e Antonello Chiereghin. Due di loro, Nordio e Bonaldo, avevano lavorato insieme per un periodo in un'agenzia di recapito. Vedere dei giovani che muoiono in una maniera proprio come si è vista questa, direi una cosa assurda. Casualità, coincidenza, forse, ma intanto l'assessore al sociale del comune di Chioggia, Sandro Marangon, lancia un appello a chi conosce situazioni a rischio, chiede di segnalarle per poter intervenire. In certi casi anche un piccolo aiuto o un incoraggiamento può servire. Anche noi non sappiamo spiegarci, non riusciamo a sapere perché. È una cosa tristissima, cioè fa paura veramente, è spaventoso, però non so cosa possa essere. Il sentimento della paura da cosa nasce? Perché fa paura? Fa paura perché non sai cosa pensare, cosa possa essere successo, se morte naturale. Una tegola che è caduta in testa, ecco, cioè è più o meno tutti quanti della stessa età, questo fa pensare. A Chioggia ci conosciamo tutti. Siamo tutti amici, tutti fratelli. Siamo sotto shock, sì. Sì, ancora 50 anni, da 50-60 anni, siamo ancora pieni di vita, giovani. Fatalità, l'ultimo lo conoscevo, avevo lavorato anche insieme. Era un tipo tranquillo, un ragazzo buono, un ragazzo che ti aiutava. Era un uomo grande e nessuno avrebbe mai pensato a una roba del genere. Sandro Marangon è l'assessore al sociale del comune di Chioggia. Assessore, che messaggio vogliamo dare dopo quello che è successo? Per qualsiasi persona che possa notare un qualcuno che sia in difficoltà, è giusto che ci segnali. Noi possiamo intervenire, siamo a disposizione, abbiamo una rete importante e ci tengo a sottolineare, insomma, che nessuno viene lasciato solo qui nel nostro territorio. Don Marino, che cosa ha fatto scalpore? Il numero senz'altro, perché comunque anche per noi è la prima volta che capita una situazione del genere, 5 persone, e ha fatto scalpore, se vuole, proprio una realtà come la nostra, che quasi 50.000 abitanti, non è una grande metropoli dove comunque anche le morti diventano a volte silenziose e non sono parte delle notizie quotidiane. La paura è quella di vivere, magari si può vivere anche bene da soli, ma si vorrebbe sempre avere qualcuno alla fine della propria vita che ti faccia compagnia, o in un letto d'ospedale o a casa tua. E a qualcuno direi di preoccuparsi un po' di più di chi vive da solo, magari anche una telefonata ogni tanto per vedere come sta.